In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada, quello che è stato seminato sul terreno sassoso, e colui che ascolta la parola e la accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la parola, ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende. Questi dà frutto e produce il 100, il 60 e il 30 per uno». Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, questo è il Vangelo di oggi, venerdì 26 di luglio 2024, una grande festa, non festa, come dire, grandissima per la Chiesa, ma per coloro che sono molto devoti della Beata Vergine Maria, è la festa appunto dei suoi genitori, Gioacchino e Anna. Una festa particolare perché la Chiesa non trae dalle letture canoniche i loro nomi, ma bensì deve attingerle da fonti apocrife. E anche qui possiamo aprire un discorso particolare. Poi i mistici, in particolare la Emmerich, descrivono Sant'Anna in maniera veramente, direi, completa. Quindi abbiamo in Sant'Anna un anticipo della Beata Vergine Maria, naturalmente con tutti i dovuti limiti, però ci viene detto che la figura di questa donna era una figura particolare, in virtù quasi vicino alla Beata Vergine Maria. Poi è naturale, ci devono essere delle differenze, perché comunque in ogni caso ci sono. Ma sicuramente se la Beata Vergine Maria non concepirà attraverso uomo, ma attraverso Spirito Santo, invece Sant'Anna ha concepito normalmente. Ma questo ci pone davanti a quello che è il grande mistero, la volontà appunto di accogliere la parola anche per quella che è, quindi di conseguenza andare o cercare di andare oltre. Quindi noi abbiamo oggi la possibilità di sapere qualcosina di più, naturalmente con tutti i limiti del caso, perché noi sappiamo che anche il misticismo può avere delle falle, però sappiamo che la devozione a Sant'Anna è una devozione grande, forte, che dà dei risultati, i famosi martedì di Sant'Anna. Questo perché? Perché comunque, anche quando si fanno delle devozioni particolari, io ricordo una volta che la Vergine Maria ringraziò una mistica perché fece la novena per sua mamma, la novena che poi particolarmente riguardava le 30 Ave Marie recitate per ogni giorno, e facevano appunto quei 270 giorni, i giorni in cui appunto la Vergine Maria rimanette nel grembo di Sant'Anna. E la Vergine appunto disse a questa mistica che la ringraziava per aver dato devozione a sua mamma. Ecco, ricordiamoci sempre di quello che è la nostra devozione alla Vergine Maria, che non si tratta solo di una devozione mirata a lei o mirata al figlio, ma anche quelle devozioni che partono in tutta la sua sfera, quindi può essere le lacrime della Madonna, i dolori della Madonna, le gioie della Madonna e anche i genitori della Madonna. Ecco, noi non, per quanto possiamo amare la Vergine, doniamole tutta quell'attenzione. Domani sicuramente è un giorno in cui possiamo fare quel click in più per donare alla Vergine un momento di interesse ancora maggiore di quello che può essere la nostra ricerca sulla sua vita, sulle sue condizioni quando era in vita, su tutte quelle che sono i dettagli che appunto possono venire dai mistici, ma allo stesso tempo diamo quella possibilità anche a Sant'Anna di poter emergere da quello che fondamentalmente è un po' l'anonimato. Questo
questo canale crede fermamente nelle grazie che può dare Sant'Anna e crede fermamente che la devozione a Sant'Anna sia un qualche cosa che vada propagata lungo la strada della propria, del proprio percorso spirituale. Poi, naturale, oggi noi trattiamo anche nei video dei Santi e Beati la Pierina De Micheli, quella della devozione del Santo Volto, e un'altra figura appunto in cui lei si interfaccia con Gesù. C'è tutta una storia che vi invito ad ascoltare appunto nel video. E sono quelle cose che ci fanno capire che fondamentalmente noi dobbiamo andare avanti. Avanti nonostante poi ci siano tutte le contrarietà del caso. E il Vangelo oggi ce lo dice. Il Vangelo oggi è quella situazione in cui appunto il maligno viene per togliere via la parola, viene per togliere via quello che ci è stato messo nel cuore, ma forse siamo noi che invece non l'abbiamo mai avuto. E mi viene in mente quelle situazioni appunto dove la Vergine Maria è al centro delle varie devozioni, che può essere, non so, tipo Medjugorje, si va lì, si va con tante speranze, cariche, c'è gente che va anche 10, 15, 20, anche 30, ricordo un sacerdote era andato 36 volte, ma ci sono alcune persone che vanno lì, tornano pensando di aver trovato qualcosa, in realtà sì, lo trovano, ma quando vengono le prime contrarietà, magari davanti a una discussione, davanti a delle persone che dicono ma io non credo a Medjugorje, ma io così, queste persone si infervorano e perdono tutto quello che hanno magari acquisito durante il percorso di pellegrinaggio. Quindi attenzione a quello che è la realtà dei fatti, cioè non serve essere persone che magari credono in un certo fenomeno. Ah, ma io credo che la Vergine è apparsa lì, credo che la Vergine è apparsa là, mi sono letta tutte le profezie, tutti i messaggi di Don Stefano Gobbi, mi sono letta tutta la Valtorta, e poi magari quando ci sono delle persone che dicono ah, ma però la Valtorta insomma non è che ci sono delle cose che non vanno bene, subito si infervorano. Ecco, quella cosa lì sicuramente non è tenere in sé la parola, ma è un qualche cosa che fondamentalmente noi ci attacchiamo a una figura, ma allo stesso tempo siamo attaccati a noi stessi. Quindi attenzione alla devozione alla Vergine Maria, attenzione anche alle varie devozioni, perché sì, è vero la fede, ma bisogna anche credere, e quando tu credi fondamentalmente modifichi tutto il tuo modo di essere, perché è in quel modo che tu riesci veramente a fare il salto di qualità. Altrimenti sei una persona che magari va a messa, fa il rosario, ha le sue devozioni, però davanti ai primi scoraggiamenti, perché comunque qualcuno ti fa infervorare, perdi tutto e il demonio alla fin fine ha la meglio. Tu pensi di essere un credente, ma alla fin fine non credi a niente se non in te stesso. Sia lodato Gesù Cristo, e mi raccomando, sempre, sempre, sempre tenere in considerazione Sant'Anna.